Buonasera a tutti, eccoci qua di nuovo in diretta a Modern Smart Life. E anche quest'anno CiviVox partecipa a questa iniziativa promossa dal Comune di Modena nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e tutto ciò che riguarda la conoscenza e la cultura digitale. Dopo l'incontro di lunedì sugli e-sport, oggi ci occuperemo di didattica a distanza. Didattica a distanza, argomento sicuramente molto trattato in quest'ultimo periodo, diciamo che ci è arrivato addosso con l'emergenza coronavirus, e in questa seconda parte, diciamo, dell'anno speriamo che e vedremo anche come si può utilizzare al meglio. Due parole per dire perché siamo qui. Intanto mi presento, io mi chiamo Stefano Marani, rappresento CiviVox, associazione che gestisce e promuove cultura digitale a Modena e non solo, nella provincia di Modena, più in generale anche cultura digitale online. Collegato con noi Aldo Arbore, direttamente dalla Sardegna. Ciao Aldo, grazie di tutto. Ciao, grazie E a voi. divideremo quest'oretta con alcuni temi. Due parole sul perché siamo qui. Siamo qui per cercare di capire se la didattica digitale, così come è stata utilizzata fino ad oggi, quindi diciamo con una partenza attraverso l'emergenza che si è presentata tra il mese di fine febbraio e i primi di marzo, può essere uno strumento che possa essere utilizzato anche in futuro. Non sull'onda dell'emergenza, ma vedendo ad esempio quelle che possono essere le piattaforme più utilizzate, capire come utilizzare al meglio questo tipo di strumenti. Alcuni di questi sicuramente vengono già utilizzati nelle scuole. Aldo, ce ne farà poi una presentazione, anche un utilizzo all'interno, diciamo, dell'ambito scolastico. Vi invito a partecipare alla nostra diretta. Questa volta purtroppo non sarà anche su Instagram, ma provvederemo a mettere il video su Instagram, quindi se volete contribuire a commentare, comunque a fare analisi, a dare consigli su questa ora di discussione sulla didattica a distanza, naturalmente avete la pagina dei commenti sulla nostra diretta su Facebook. Ricordo che questa diretta, oltre che sulla pagina di CiviVox, viene trasmessa anche sulla pagina Facebook di Modena Smart Life e sulla pagina di Città di Modena. Che dire, pensavamo di, anzi, divideremo questa serata in tre parti. Una prima parte, diciamo, di presentazione di quelle che sono le principali piattaforme che attualmente sono utilizzati dagli istituti scolastici, ma non solo, sulla didattica a distanza. Quindi guarderemo la piattaforma legata a Google e la piattaforma legata a Microsoft, quindi G Suite da una parte e Microsoft 365 e Microsoft Teams dall'altra parte. Daremo poi spazio anche ai vostri contributi, domande, dubbi da parte di genitori, da parte di qualche insegnante se ci sta seguendo in questo momento. Si è detto tanto sulla didattica a distanza, si sono analizzati i pregi, si sono visti quelli che sono stati i limiti. Diciamo che dopo alcuni mesi di esperienza si può provare a fare un passo successivo e capire e correggere eventualmente errori che ci sono stati in questi periodi dove si è necessariamente dovuto
correre ai ripari, nel senso che è stato l'unico strumento in tanti istituti scolastici per poter continuare a mantenere un rapporto con gli studenti. Ho detto in alcuni istituti scolastici perché, se avete seguito un po' trasmissioni o comunque rassegne stampa, la didattica a distanza non è arrivata in tutti gli istituti, non è arrivata a tutti gli studenti, e quindi cercheremo anche di commentare, al di là di problemi tecnici e infrastrutturali che comunque ancora ci sono, che non sono diciamo uniformi in tutta Italia. Ci sono alcune zone d'Italia dove, ad esempio, la fibra ottica, piuttosto che i collegamenti a internet, non arrivano, quindi la didattica a distanza non può essere praticata in questo senso. Faremo anche una piccola analisi su quello che possono e sono attualmente alcune risorse che il governo, le scuole stanno mettendo a disposizione per cercare di ovviare a quello che può essere un isolamento, nel senso che se tutta la didattica viene svolta a distanza, chi naturalmente non può godere di una connessione a internet di un certo livello, o comunque non può o non ha a disposizione strumenti informatici che vanno da tablet o a computer, ci sono una serie di, diciamo, di opportunità che possono essere utilizzate proprio per riuscire ad accedere a questa possibilità che viene offerta a tutti. E, niente, mi fermo un attimo qui e passo la parola ad Aldo, ci parlerà di G Suite e comunque più in generale una ricognizione, un dialogo su quella che è la piattaforma attualmente utilizzata da Google. Grazie. Vai, Aldo. Grazie Stefano, ringrazio Civibox perché è un'associazione da sempre molto attenta e consapevole delle potenzialità e degli strumenti di collaborazione telematica, informatica digitale, e faccio le congratulazioni, i complimenti di nuovo all'amministrazione che ha promosso nuova edizione di Modena Smart Life, che ormai è diventato quasi un appuntamento fisso, che sta crescendo di anno in anno e riscontra sempre più successi di partecipazione con nomi non solo di richiamo nazionale, ma anche con nomi presi dal, questo secondo me aggiunto un indifferente, presi dalle esperienze del territorio, della città e degli enti e delle strutture, dei servizi attivi nel territorio, come anche appunto Civibox. Perché dico questo? Perché per prenderla un po' alla larga, nel senso che secondo me il discorso della didattica digitale, che adesso appunto viene chiamata didattica digitale integrata, mentre in prima emergenza era stata definita didattica a distanza, che è la versione per certi versi scolastica di quello che è stato per tanto tempo l'e-learning o la formazione a distanza, la FAD, come si chiamava anni addietro. E non è uno strumento che era disponibile, almeno dal punto di vista tecnico-pratico, c'era un grande lavoro anche di elaborazione teorica, mancava una grossa occasione di sperimentazione concreta, che si è nella sventura presentata in occasione di questa eccezionale chiusura delle scuole, cosa che corrisponde all'eccezionalità delle dimensioni, delle caratteristiche della
epidemia, e quindi è un, era un appuntamento che non si poteva mancare. E questo significa, ha significato per tanti insegnanti, e non solo, anche ritrovarsi come Alberto Manzi a fare scuola dentro lo schermo, con la differenza, insomma, di abbastanza notevole di richiesta tempestiva, perché l'impresa che fece Alberto Manzi con il suo programma non è mai troppo tardi, e era, richiedeva grandi doti come quello del maestro Manzi, e però era programmata. Nel nostro caso invece si è trattato di dover mettere in rete, mettere a sistema, riconnettere, redistribuire quelle competenze e quei saperi che in parte erano già presenti, approfonditi a livello diverso, però abbastanza diffusi all'interno della scuola pubblica e statale in particolare. Perché faccio un piccolo passo indietro: negli scorsi anni, negli anni precedenti, era stato attivato il Piano Nazionale Scuola Digitale, che si inseriva comunque in un percorso di innovazione strutturale e non solo, anche dal punto di vista formativo, della didattica nella scuola, dalla scuola primaria e in parte anche all'infanzia in certe misure, fino agli altri ordini di scuola. Tutto questo perché? Perché per analizzare una delle piattaforme, uno degli strumenti che sono stati utilizzati durante il periodo della didattica a distanza, e che, come diceva giustamente Stefano, potrebbe andare a integrare l'attività normale, e tutti ci auguriamo appunto di non dover ricorrere in maniera estensiva a questa soluzione, perché appunto speriamo che la didattica torni nell'alveo della quantomeno normalità gestionale e organizzativa delle strutture, per quello che era un tempo e per quello che dovrà essere in futuro. Quindi non aggiungo altro a questo aspetto, poi se ci sono delle domande possiamo provare a raccoglierle e a rispondere verso la fine. E mi comunicano dalla regia che al momento il nostro incontro viene trasmesso in diretta streaming sulla pagina di Civibox, e quindi per chi ci vuole seguire questo è il riferimento, e chiedo a Stefano intanto se vuole di mandare in trasmissione il contributo dello schermo che andrò a utilizzare. Perfetto, grazie Stefano. E ne approfitto per dirvi che questa è una schermata che vedete quando accedete al motore di ricerca Google, ma anche a qualsiasi altro motore di ricerca, digitando le parole chiavi. In questo caso basta scrivere Google, ma già nella home page di un browser come Chrome trovate pronto la schermata. Io mi scuso già da ora, come insegnante, soprattutto di scuola primaria, faccio molta fatica, non tanto per la padronanza della lingua, quanto per mestiere, a utilizzare tutti questi termini in inglese. Mi rendo conto che
ormai fanno parte del linguaggio comune e mi scuso anticipatamente nel dirvi che qualcuno lo tradurrò, perché penso che è bello condividere anche queste nuove terminologie e credo che l'alfabetizzazione telematica sia uno dei presupposti, l'alfabetizzazione telematica, informatica e digitale, sia uno dei presupposti per poter godere appieno dei propri diritti di cittadinanza in un'epoca come la nostra, quindi anche nella didattica, ma non solo. Detto questo, quello che vedete sullo schermo condiviso adesso è la finestra di un browser. Il browser è quell'applicazione, quel programma che viene utilizzato per navigare in internet, si dice, per esplorare il web, e in pratica serve a visualizzare dei contenuti accessibili via rete telematica presenti su altri computer, generalmente server che sono presenti e sparsi qua e là nel mondo e ai quali noi arriviamo attraverso il collegamento o cavo o wifi, ma comunque un collegamento telematico. E io sto utilizzando il browser su un computer portatile e lo stesso tipo di applicazione di programma è utilizzato anche nel vostro tablet o nel vostro smartphone. Premetto che lo strumento di lezione per la didattica digitale integrata e per la didattica, la collaborazione didattica a distanza dovrebbe essere, nel migliore dei casi, il computer portatile. Questo perché ci dà l'opportunità di sviluppare appieno e non in maniera troppo semplificata e limitata, di sviluppare appieno le potenzialità della collaborazione didattica scolastica a distanza. Poi ovviamente dipende dalla tipologia di attività che abbiamo in mente, che stiamo svolgendo, che abbiamo preparato e così via. E, bene, entriamo nella maschera di accesso che si presenta. Qui io entro mettendo la password, anzi l'identificativo che mi interessa in questo momento, info@civibox.it, e la relativa password. Vediamo se me la sono ricordata giusta. Perfetto. Sembra che nulla sia successo, ma in realtà qualcosa è accaduto in alto a sinistra in particolare. Vediamo una differenza rispetto a quello che è normalmente la pagina di benvenuto del motore di ricerca Google. Google deriva dallo strabuzzamento degli occhi, in pratica. I Googling Eyes sono gli occhi che strabuzzano, e quindi Google è nato così perché a forza di stare al computer ti si strabuzzano gli occhi, ma anche perché quando scopri le potenzialità del motore di ricerca rimani strabiliato tanto da strabuzzare gli occhi. Questa è l'origine, diciamo così, storica di quello che oggi è uno dei poteri più economici e non solo, più diffusi e consolidati nella nostra società a livello globale. Comunque, in alto a destra abbiamo trovato che è cambiato qualcosa, per cui è comparso un simbolo composto di 9 puntini e un identificativo. E ci sono già due primi strumenti messi a disposizione. Siamo dentro la nostra suite, la nostra dotazione Google, la G Suite, la Google Suite. E partiamo però non tanto dall'account, dalla nostra personalità digitale che ci ha permesso di entrare, ma vediamo che questo sistema
ci mette, ci offre alcuni, alcuni strumenti che appunto sono quelli che possono essere utilizzati per svolgere la collaborazione. Li vedete, giusto Stefano? Sono comparsi. Compaiono anche sullo schermo. Giusto Stefano? Chiedo conferma per sicurezza. Ok, facciamo di sì, dai. Perché non riesco a vederlo, allora ne scelgo uno. Comincio dal drive, perché? Perché il drive esemplifica quello che è la logica del cloud. Quella di G Suite è un'architettura che si basa sul cloud, sulla presenza a livello telematico, non necessariamente delle risorse applicative che andiamo a utilizzare. Il drive non è altro quello che non è altro praticamente che il corrispondente di quello che è il nostro albero dei contenuti a livello locale, il file manager, l'albero delle cartelle. Semplicemente qui troviamo elencato a sinistra l'insieme delle opzioni che riguardano i contenuti che noi abbiamo salvato a distanza e abbiamo alcune particolarità. Il mio drive corrisponde a quello che nel computer portatile è la memoria del computer. Perché facciamo questo percorso che si concluderà a breve, ve lo confermo, non la voglio fare troppo lunga. Però è meglio capire di cosa si tratta, perché molto spesso la piattaforma G Suite viene utilizzata a partire da uno dei suoi pacchetti specifici, mentre avere un'idea di quello che è il contenitore può esserci di aiuto a districarci anche al meglio anche tra gli strumenti diversi. Faccio notare due messaggi. Perché uno è recente e ci conferma che dal prossimo 13 ottobre il cestino verrà svuotato automaticamente dopo 30 giorni, cioè perlomeno gli elementi che saranno lì da più di 30 giorni verranno eliminati, e è un cestino ovviamente a distanza, telematico, nel cloud, nel drive del nostro account G Suite. E ci propone anche la possibilità di scaricare il drive per desktop, cioè di avere un programma in locale sul nostro computer che aggiorna automaticamente i contenuti presenti nel drive a distanza. Benissimo. Di questo drive noi possiamo vedere i contenuti aprendo le cartelle e come facciamo con il file manager e andando ad esplorare dentro quello che abbiamo salvato. Nuovo, il più è uno degli altri simboli che Google, utilizzando sempre più o meno i suoi colori, ha deciso di introdurre per indicare aggiungi. Il più aggiungi nuovo, aggiungi qualcosa. E ci permette di aggiungere una cartella, di caricare un file o di usare uno degli altri applicativi presenti nel pacchetto. Ovviamente la maggior parte sono applicativi che noi conosciamo già, perché sono gli applicativi, i programmi, i servizi, gli strumenti del pacchetto da ufficio che originariamente era solo Microsoft Office o il corrispettivo Mac, e poi successivamente si è presentato in varie forme, incluse quelle libere e open come LibreOffice, che però hanno sempre la stessa, diciamo, all'incirca la stessa dotazione di applicativi. Bene, la piattaforma che stiamo vedendo ora è una piattaforma per un utilizzo che
leggermente diverso da quello scolastico e la piattaforma che ha un uso scolastico prevede più livelli, anche questa, ma quella scolastica prevede più livelli di gestione, amministrazione, autorizzazione. Normalmente agli studenti e alle loro famiglie viene assegnato un account, un'identità digitale per accedere agli strumenti base e a creare contenuti. I contenuti, è bene dirlo, i contenuti creati non sono automaticamente visibili a terzi, ad altri. Dipende dallo stile e la tipologia di condivisione che viene impostata quando un contenuto è stato creato. Chi gestisce il sistema di amministrazione ha la possibilità di intervenire sulle autorizzazioni, magari all'utilizzo di determinate applicazioni o strumenti, ma non ha l'accesso globale a tutti i dati. A Google nemmeno serve avere accesso a tutti i nostri contenuti e diciamo che Google, che comunque è un'azienda privata che si chiama Alphabet, Google è un prodotto di Alphabet e Alphabet ha interesse tramite Google a diciamo così avere una ricognizione quantitativa di ciò che noi facciamo, a che ora lo facciamo, con quali strumenti, con quale frequenza e così via. Il ritorno principalmente in termini economici è legato appunto all'utilizzo dei big data che vengono raccolti poi in maniera disaggregata e anonima a partire dall'utilizzo, che nel caso delle piattaforme distribuite alle scuole prevede dei regimi ulteriori di tutela e privacy, ma che non è esente dalle logiche ovviamente commerciali dell'azienda. Questo perché, apro una piccola parentesi, quando voi genitori certamente avrete ricevuto notizia del fatto che a vostro figlio è stato consegnato un account G Suite piuttosto che quello di un'altra piattaforma, venite comunque interpellati non solo come utenti finali, perché ovviamente conoscete e avete pieno accesso alla strumentazione, ma anche come tutori del minore che utilizza uno strumento di connessione telematica a distanza che per quanto sicuro, controllato, monitorato, presidiato a più livelli, sia a livello appunto dell'insegnante dell'istituto comprensivo che adotta lo strumento o della regione che lo distribuisce alle scuole, però comunque in ultima istanza la responsabilità, anche in questo caso, come in tutte le attività scolastiche, è condivisa con i genitori e le famiglie degli alunni, oltre che con gli alunni stessi in prima persona. E soprattutto fino ai 18 anni, ma non solo. Niente, allora io, visto che sono già 19:31, ho sforato, mi tengo qualcosa per dopo, se tu sei d'accordo, Stefano, perché sono andato un po' oltre, e quindi ti lascio la parola, poi eventualmente quando prendo il discorso o aggiungo qualcos'altro, qualche esempio e qualche ulteriore riflessione. Perfetto, e mi Sì. sentite di nuovo tutti? Perfetto, io ho un po' un ritorno in cuffia, quindi alle volte vi chiederò se mi sentite ancora oppure no. E, dunque, intanto ringrazio Aldo per la presentazione fatta su G Suite. Guardiamo quello che, diciamo, nell'appuntamento di oggi era una delle altre piattaforme utilizzate per la didattica a distanza.
in particolare il pacchetto, diciamo, offerto da Microsoft. Tengo a precisare questo, noi stiamo presentando in questo momento queste due piattaforme, nel senso che comunque da parte dell'istituzione scolastica o comunque da parte, diciamo, della maggior parte delle persone, sono i pacchetti più conosciuti. Sono pacchetti che per gli studenti, per gli istituti scolastici, vengono offerti gratuitamente o a costi molto contenuti e hanno integrati, come ci faceva vedere prima Aldo, soluzioni che possono mettere in comunicazione, diciamo, tutti gli studenti, gli insegnanti e anche eventualmente dare la possibilità, cosa che ancora non credo sia stata molto utilizzata, invitare persone a partecipare a riunioni o comunque collaborare a qualche iniziativa interna all'utilizzo di questa piattaforma. Allora, adesso provo a condividervi quello che è lo schermo, quindi la parte iniziale dell'iscrizione per l'utilizzo di Microsoft Teams, a sua volta legato, diciamo, al pacchetto Microsoft 365. Vediamo un attimo. Eccoci qua. Controllo un attimo sull'altro monitor se si vede tutto. Aldo, chiedo conferma se tu vedi. Perfetto. Ok, quindi vediamo un attimo da dove partire. Allora, questo qui, come prima vi faceva vedere Aldo, è l'interfaccia da cui si può partire per poi utilizzare e diciamo approfondire l'utilizzo di tutti i vari strumenti proposti da Microsoft. Vediamo un attimo così, non mi piace la risoluzione, rimettiamo così, così ci vediamo tutti. Microsoft Teams. Allora, riparte, diciamo, dal pacchetto di Office 365. Come vedete, mi sono collegato al sito della Microsoft, anche qui andando su un qualsiasi motore di ricerca, che sia Google, ma siccome siamo in ambiente Microsoft, potremmo anche utilizzare Bing. E, da qui, scrivendo naturalmente Microsoft Teams, arriviamo a questa pagina. Da qui cosa possiamo fare? Possiamo innanzitutto iscriverci gratuitamente, quindi ottenere un indirizzo mail legato al mondo Microsoft, così come, diciamo, tutti gli indirizzi Gmail ci collegano e in qualche modo ci legano anche alle offerte, ma anche al mondo Google, lo stesso gli indirizzi Outlook piuttosto che .it piuttosto che .com ci legano e ci offrono possibilità di accesso al mondo Microsoft. Da questa prima pagina io posso cliccare su Accedi e qui poi mi verrà proposto una pagina, e adesso sono già collegato, dove posso inserire naturalmente la mia mail, la password che mi è stata fornita in fase di registrazione e accedere a quelle che sono le risorse che adesso vedremo assieme. Una piccola precisazione, vi faccio vedere un'altra pagina. Questa, sempre la pagina del sito della Microsoft, esiste una versione edu di questa piattaforma, così come esiste una versione edu della piattaforma
di G Suite, utilizzata dalle scuole per poter gestire i grandi numeri degli studenti. E da qui, invece, siamo sul sito della Microsoft, studenti possono anche ottenere una licenza gratuita per l'utilizzo di alcuni pacchetti Office, tra cui ad esempio Word, Excel e anche soprattutto la possibilità di utilizzare Teams per le riunioni con la classe o la condivisione di contenuti con loro compagni. Un'ultima cosa, la versione studenti ve l'ho fatta vedere, naturalmente non mi dilungo troppo su come fare per ottenerla, nel senso che cliccando su questo tasto dalla pagina della Microsoft, voi seguendo le istruzioni otterrete, diciamo, un accesso alla vostra piattaforma di Office 365. Una volta collegati, tra le varie cose che potrete vedere, si ritrova su questa, che in particolare in questo caso, visto che volevamo presentare una piattaforma per collaborare e quindi creare classi per condividere contenuti, collaborare tra studenti, creare chat e quindi momenti di discussioni, da questa pagina vi faccio vedere cosa si può fare. Come vedete, la pagina è suddivisa in modo abbastanza intuitivo. Adesso io ho fatto alcune prove e quindi voi vedete la cronologia di quello che è stato fatto, in questo caso oggi pomeriggio, e vedremo anche come eventualmente si può iniziare una nuova riunione e utilizzare gli strumenti che si trovano all'interno di questa applicazione. Li vediamo un attimo velocemente. Sulla parte sinistra, adesso dovreste vedere piano piano il mio mouse che scorre, lascio quei 10 secondi tra quello che sto dicendo io e quello che viene visualizzato poi sullo schermo in diretta. Su questa parte voi potete scegliere che cosa volete fare. Partiamo un attimo da questi 9 quadratini, sono familiari, nel senso che anche all'interno di Google noi troviamo questi 9 quadratini, all'interno dei quali poi si nascondono, anzi in realtà troviamo quelli che sono gli strumenti che possiamo utilizzare. Vediamo un attimo cosa c'è dentro. Vi abbiamo detto, ripeto, non sono le uniche due piattaforme per creare contenuti e condividerli. Diciamo che sono quelle più utilizzate. Se io adesso da qui provo intanto a schiacciare su questi 9 quadrati, io vedo che cosa in questo momento, e dopo essermi registrato, Microsoft mi mette a disposizione. Ancora non lo vedo online, eccolo qua, è comparso. Cosa si vede? Intanto ho un rimando a Microsoft 365, quindi so che sto utilizzando un servizio, questo caso che raccoglie al suo interno una serie di applicazioni, queste sono le principali, potrei aggiungerne altre, in realtà queste sono più che sufficienti per fare un ottimo lavoro, e facendo un paragone con quello che è la G Suite, su Google noi abbiamo, Aldo prima ci parlava di Google Drive, qui noi abbiamo OneDrive. OneDrive
è sostanzialmente lo spazio cloud che ci mette a disposizione a Microsoft e che ci consente di salvare contenuti, documenti, immagini, diciamo qualsiasi tipo di documento, al di là di video e musica che iniziano ad essere un po' impegnativi e a riempire spazi molto rapidamente. Qui sopra, ad esempio, nel caso che fossi un docente o comunque qualcuno che vuole condividere con altri contenuti, potrei crearli lì e condividere con le persone che fanno parte del mio gruppo. All'interno di questo pacchetto vedete programmi molto noti, Excel, PowerPoint, quindi presentazioni con PowerPoint, Excel, Word. Queste tre applicazioni noi le troveremo anche con altri nomi sulla G Suite. Poi ripasserò la parola ad Aldo, che magari ci farà un cenno su queste cose. E controllo un attimo il tempo, vediamo un attimo cosa si può fare. Quindi richiudiamo sempre con questi 9 quadratini, queste che sono le i programmi che io posso utilizzare, e vediamo un esempio. Sulla parte sinistra, scusate, io ho la possibilità di ad esempio fissare un appuntamento e quindi una videochiamata con una conferenza sul mio calendario. Questa è una possibilità molto interessante in fase di programmazione, ad esempio di lezioni o di appuntamenti. Io posso programmare fra una settimana un incontro, schedulare questo incontro e invitare le persone che riceveranno un invito via mail o se già parte del gruppo direttamente un link a cui collegarsi, e in quella data, oltre a ricevere un avviso, cliccando semplicemente su questo link, si aggiungeranno alla mia riunione. Riunione che può essere fatta in questo modo. Un parallelo esiste anche naturalmente su G Suite, lo accenno un attimo, Meet ad esempio è stato reso disponibile alle scuole, ma non solo, nel senso che Meet, se non erro fino alla fine di questo mese, rimarrà disponibile anche per gli altri account, e lo rimarrà anche successivamente con, diciamo, limitazioni sul numero delle persone che io posso invitare in una singola riunione. Da qui, per stare dentro i tempi, io posso, andando in basso a destra, posso partecipare o creare un team. Cliccando qui sopra, creerò un team da zero, oppure partendo eventualmente da qualcosa che ho già all'interno di un mio database o qualcosa che ho raccolto magari all'interno del mio pacchetto Microsoft. Diciamo che lo vogliamo creare da zero. Io clicco su crea un team, mi chiede se volesse un gruppo privato, quindi solamente chi fa parte di quel team può partecipare, un gruppo pubblico. Guardiamo un attimo un gruppo privato, presupponendo un utilizzo, diciamo, all'interno di un gruppo o di persone che si conosce, oppure all'interno di un istituto scolastico. Se io clicco su privato, dovrò assegnare il nome al team, diciamo che prova Modena Smart Life, speriamo bene.
Posso mettere, se voglio, una descrizione, in questo caso sorvoliamo, e creerò in questo momento il mio team. Questa è la prima fase. Poi si tratta di aggiungere persone al mio gruppo. In questo caso ho creato due utenti, uno sono io, per ora mettiamo solo un utente. Lo aggiungo e poi proviamo a chiudere e vediamo cosa è successo. Eccolo qua. Nel mio stage, adesso arriverà anche in diretta. Aspettiamo qualche secondo, eccolo qua. Nel mio stage vedo quello che è la stanza che io ho creato. Prova Modena Smart Life. Vado ad aprirla e poi posso, in questo caso, avviare con questo tasto una riunione, quindi le persone riceveranno sempre un invito e a questo punto la riunione verrà attivata e quindi io potrò naturalmente mettere contenuti, scrivere documenti, caricare file, come vedete in questo caso io posso caricare file di diversi tipi. E posso scaricare eventualmente, nel caso avessi caricato materiale, mettere a disposizione di altri e scaricarlo e poi naturalmente anche poter chattare con chi fa parte di questa conversazione, di questo team. Direi che le cose principali le abbiamo viste. Se io, ad esempio, rimanendo un attimo qua, vi rubo qualche altro minuto anche per non andare troppo oltre con il tempo. Da qui, se io volessi creare un nuovo file, ricordo che io sono all'interno di un team che ho creato, che si chiama Prova Modena Smart Life. Da qui, se io volessi creare qualcosa di nuovo, vado su nuovo, naturalmente posso creare cartelle all'interno di questa, documento, di questa stanza, posso creare un nuovo documento di Word, vi faccio vedere solo quello, cliccando qui sopra, devo dare un nome al mio documento, lo chiamiamo prova, crea, automaticamente si aprirà l'interfaccia di Word, e mi darà la possibilità di scrivere quello che voglio. Questa è una prova. E chiudendolo, verrà salvato automaticamente all'interno della mia prova Modena Smart Life e tutti i componenti di questo team vedranno ciò che io ho condiviso e potrà naturalmente anche arricchirlo. Bene, io per ora mi fermo qua, siamo circa a 46 minuti di diretta, avevamo detto di darci un'oretta, chiudo questa condivisione e ripasso, aggiungo Aldo nello stage, tolgo la mia condivisione e torniamo entrambi in diretta. Aldo, spero di non aver rubato troppo tempo. No. Perfetto. No, no. Continuiamo allora con la nostra. Era necessario. Sì, mi aggancio al volo a quello che stavi dicendo, perché finalmente ho, grazie alla tua presentazione, capito a cosa corrisponde Teams nella versione, diciamo così, della G Suite, e mi sono fatto l'idea che Teams è quello che Microsoft ha pensato di utilizzare in maniera più estesa, con un nome più variegato, per rispondere alle innovazioni introdotte da
Google nella G Suite con Classroom. Questi che vedete sono in pratica dei team, se vogliamo rimanere nel linguaggio che ha introdotto Stefano, cioè di Microsoft 365. In questo caso sono chiamate Classroom e l'utilizzo, diciamo, lo strumento più utilizzato all'interno della didattica digitale integrata è stato proprio questo della G Suite Classroom, dove io posso come insegnante dare vita alla mia classe virtuale o alla mia disciplina di insegnamento distribuita telematicamente, che corrisponde a un codice che a sua volta mi genera un link in automatico a una stanza di videochiamata per collegarmi e per parlare con gli studenti, non solo, ma con tutti quelli che sono invitati, questa sistema di videoconferenza, come diceva Stefano, è la versione G Suite delle videochiamate a cui io posso invitare poi di volta in volta qualcuno o per esempio quelli già contattati in passato o quelli inseriti nel gruppo classe virtuale. Interrompo questa videochiamata e torno alla schermata di Classroom perché vi faccio notare che contiene più o meno lo stesso tipo di impostazioni. Io posso collegare un appuntamento per un incontro, una cartella in cui vengono condivisi i documenti, avrò una classe a cui posso iscrivere gli studenti e in più riesco anche a gestire diciamo, la raccolta dei voti contenute nello stream. Lo stream è sostanzialmente l'elencazione in un senso cronologico del lavoro che è stato svolto dal gruppo. Velocemente, visto il tempo che ci rimane, per non togliere del tutto la possibilità di confrontarci, vi faccio vedere come caso di Microsoft 365, anche la G Suite, la Google Suite presenta tutti gli applicativi che ci danno la possibilità di generare, creare dei contenuti. Il valore aggiunto di questa modalità di lavoro è che in pratica mi permette di creare un contenuto e di lavorarlo in contemporanea, tracciando attraverso una cronologia, la collaborazione con le persone, che sono autorizzate a utilizzare lo stesso documento. In questo caso, di base, come vi dicevo, il livello di privacy e di condivisione è settato sempre in modo alto, sta a noi modificarlo per dare la possibilità ad altri di lavorare con noi. E questo perché? Perché significa risparmiarci tutto quel meccanismo un po' di rimbalzo. Vedete, cerca come questo messaggio ci dice chiaramente che questo indirizzo Gmail non è inserito nella G Suite che stiamo utilizzando, e lo stesso capita nelle piattaforme che vengono impostate e utilizzate dai sistemi scolastici. La maggior parte dei casi sono sistemi, diciamo, a comunicazione chiusa riservati agli iscritti di quel comprensivo per ovvie ragioni di opportunità di tutela. E adesso sorvolo su questo documento che è molto intuitivo nell'uso, alcuni degli strumenti che vedete in questa piattaforma li trovate anche nella versione gratuita, non professionale, privata, individuale del vostro account, Gmail, se ce l'avete. Vi invito a provarlo e quindi
vi mostro uno degli altri strumenti che viene utilizzato molto spesso e che si chiama Google Presentazioni, in inglese Google Slides, e è molto utilizzato anche perché, in ambiente didattico, anche perché tanti insegnanti utilizzano PowerPoint, le presentazioni, e questo ci permette anche di poter riusare non tanto i contenuti quanto le competenze sviluppate nell'utilizzo dell'altro programma. Quindi se io vado ad avviare la presentazione di questo contenuto, che era una presentazione in occasione del primo hackathon cittadino realizzato a Carpi, nell'ambito di Carpi Smart, Festival di Cultura Digitale, che ha coinvolto gli studenti delle superiori, vedete che questo è proprio un PowerPoint normalissimo, lo riconoscete anche come tale. E a questo proposito vi mostro anche, per esempio, uno degli strumenti più famosi da aggiungere eventualmente, qua quasi 4 milioni di persone lo utilizzano, da aggiungere per avere ulteriori effetti nelle vostre presentazioni. Si chiama Creator Studio. Dove lo trovo? Lo trovo in questo posto che si chiama G Suite Marketplace, che è l'equivalente di tutti i Play Store o di tutti i repository di applicazioni. In questo caso non si tratta di dei propri programmi che scaricate, ma si tratta di aggiunte, plugin o add-on che voi inserite nel vostro G Suite o a volte anche nel vostro browser Chrome. Perché, ça va sans dire, ovviamente la G Suite lavora, esprime il maggior numero delle possibilità se utilizzata all'interno di un browser Google, come appunto Google Chrome. In chiusa, e poi lascio la parola a Stefano. In chiuso vi mostro quello che è stato il lavoro che ho utilizzato io come indirizzo di scambio delle attività di incontro e di raccolta. Una delle ultime, qua lo stream cronologico, è pubblicata a luglio, e vedete che è un documento, come si dice, italiano storpiato, in inglese italianizzato, che è stato embeddato dentro la pagina e viene aggiornato ogni 5 minuti e richiama un contenuto presente sull'account che ho utilizzato e praticamente richiama un foglio di calcolo, quindi dello strumento fogli, che a sua volta è generato dallo strumento moduli. E vi mostro, per capirci di cosa sto parlando, questo era il modulo che è stato distribuito agli studenti. Gli studenti potevano compilare elencando i libri che hanno letto e inviare, una volta completata la compilazione, inviare il loro contributo, che veniva raccolto in questa presentazione, anzi viene ancora raccolto in questo foglio di calcolo, ed è introdotto per mostrare e condividere con i compagni le letture suggerite. Di tutto questo, e poi chiudo veramente, mi piace farvi vedere anche che questo strumento che adesso stiamo scorrendo è un blog, un sito realizzato con uno strumento, con una delle applicazioni sempre disponibili nella piattaforma G Suite, che appunto in questa versione non è disponibile, ma eccolo qui, anzi, che è Sites. E Sites ci permette di impratichirci con alcuni concetti e nozioni legati alla gestione e realizzazione di un sito. Su questo esempio
vi lascio. E mi piace citare, come fatto a Carpi nel 2017, le parole di Simon Baker, che cercò di insegnare a creare le condizioni per le invenzioni piuttosto che fornire un sapere già pronto. Ecco, spezzo una lancia a favore di Google Suite, che da sempre nasce con l'inclinazione a promuovere e a creare le condizioni per sviluppare la creatività, e però devo aggiungere anche che esistono anche altre forme, come per esempio Nextcloud, che è un sistema federato più open, quindi diciamo così, Microsoft 365, G Suite e simili. Prevedono sempre comunque un contributo economico per un utilizzo a livello professionale, a parte appunto alcune concessioni al mondo del no profit, però è importante che per salvaguardare l'equilibrio del futuro nella distribuzione dell'accesso alla cultura, al sapere e all'istruzione, è necessario che insomma le nostre strutture sociali siano consapevoli del fatto che bisognerà comunque trovare forme ancora più aperte e sganciate da logiche commerciali per il prossimo futuro. Grazie. Grazie mille Aldo, spero siamo tornati entrambi. Tu mi senti, vero? Sì. Verifichiamo ogni tanto questa cosa. Perfetto. E concludiamo con qualche minuto di ritardo, ma spero sia stata utile questa nostra oretta di discussione. Vi invito adesso. Se vorrete, noi abbiamo trattato oggi un argomento che è la didattica a distanza. Due piattaforme in un'ora, non si può esaurire un argomento di questa portata. Non abbiamo analizzato quelle che sono state le difficoltà iniziali, le difficoltà in itinere, quelli che sono stati gli strumenti utilizzati in emergenza e come potrebbero essere utilizzati invece in modo molto proficuo e produttivo, non in una fase di emergenza. Se vorrete, tramite la nostra pagina di Facebook di Civibox, al di là, diciamo, di questo appuntamento all'interno di Modern Smart Life, saremo molto contenti di preparare o comunque condividere con voi quello che è stato il vissuto delle varie figure che hanno partecipato alla didattica a distanza. Si parte dagli insegnanti, ma anche io come genitore l'ho vissuta in pieno, nel senso che ho partecipato a quella che è stata l'esperienza di mio figlio, più in generale anche poco fa interventi di filosofi al Festival della Filosofia di Modena, e più in generale anche su varie trasmissioni si parla molto dell'utilità, di come utilizzarla, dei vantaggi, svantaggi della didattica a distanza, i limiti che pone, alcuni li abbiamo accennati in parte, altri, se vorrete, accettiamo commenti o osservazioni sulla nostra pagina e poi magari prepareremo un appuntamento ad hoc. Chiedo solo prima di salutare un'informazione, una piccola, proprio un flash, non una vera e propria rassegna stampa. Diciamo che all'inizio, e comunque in questi mesi, prima della ripresa dell'anno scolastico, uno dei
problemi, che in parte ha escluso alcuni ragazzi, quindi ne ha limitato sostanzialmente l'accesso all'istruzione, è stata la mancanza di un collegamento a internet e di un dispositivo da poter utilizzare. Prima Aldo se parlava di utilizzo di computer come strumento, diciamo, da privilegiare, o comunque che consente una maggiore interattività e utilizzo migliore degli strumenti che ci vengono offerti. E, sapete già che ormai da alcuni mesi vi è la possibilità di richiedere un bonus messo a disposizione naturalmente dal Ministero dell'Istruzione per colmare quelle che possono essere lacune, quindi mancanza di strumenti, tablet e PC. È un bonus che bisogna richiedere naturalmente o passando attraverso il proprio istituto oppure collegandosi direttamente al sito del Ministero di Istruzione, seguire quelle che sono le procedure per la richiesta di questo bonus. Due cose, naturalmente, occorre registrarsi al sito, e quindi abbiamo visto anche in questo periodo un ritorno volente o forzato all'utilizzo della mail, mentre prima molti dei ragazzi utilizzavano sistemi di messaggistica istantanea, quindi messaggi molto corti. In alcune classi la mail era completamente ignorata, quindi la mail questa sconosciuta, quindi nella difficoltà di imparare in tempi molto rapidi uno strumento nuovo come quello di didattica a distanza, sicuramente i ragazzi, ma non solo loro, hanno avuto anche la possibilità di rispolverare o riutilizzare l'utilizzo della posta elettronica. Ritornando al bonus, è un bonus che viene erogato direttamente alla famiglia. Occorre fare richiesta, ripeto, presso la scuola per avere informazione e poi inviare la domanda. Una cosa vi consiglio, se ancora non l'avete, anche questo, diciamo, è il futuro del collegarsi a servizi o a prestazioni o bonus erogati dalle pubbliche amministrazioni, cercate di procurarvi lo SPID, un sistema che identifica in modo univoco una persona su tutte le piattaforme, diciamo, della pubblica amministrazione. Sono i gestori, non tantissimi, comunque sono una serie di gestori che possono offrirvi questo strumento di identificazione e che naturalmente vi consente di accedere poi in modo più agevole a vari portali o comunque siti della pubblica amministrazione. Non vorrei uscire troppo dal seminato, mi fermo qui. Saluto tutti quelli che ci sono stati e che ci hanno seguito. Naturalmente metteremo questa diretta anche su Instagram, sul nostro profilo Instagram Civibox _ APS, e nei prossimi giorni il tempo di riuscire ad adattarlo alla piattaforma Instagram. E saluto tutti, se anche tu Aldo vuoi aggiungere alcune cose, noi siamo in chiusura. Io colgo, come hai fatto tu, l'occasione per salutare chi ci ha seguito
e per ringraziarlo dell'attenzione, ne approfitto perché, siccome non li vedo da un po', saluto Fiamma e via Agata e Noah che sono a Carpi e auguro un buon anno scolastico a tutti, a quelli che hanno già iniziato e a quelli che stanno iniziando in questi giorni e inizieranno prossimamente. Grazie Stefano, grazie CiviBox. Grazie a tutti, concludiamo qui la nostra diretta e vi aspettiamo sulla nostra pagina Facebook. Ciao a tutti!